Assunta Paci di Marche 2020, quindi sostiene Spacca, e andiamo a conoscerla. Salve Assunta Paci, ci dica chi è. Ma io sono soprattutto una persona che ama molto il suo territorio e credo che proprio da questo, cioè dal voler bene al proprio territorio, siano poi scaturite tutte le diverse attività che ho fatto. Da quello di scegliere di restare a vivere qui pur potendo vivere anche altrove, avevo vinto un concorso a Roma a cui ho rinunciato per tornare qua, la scelta quindi di stare con la propria famiglia in questi luoghi, e da qui è nato anche, come dire, il desiderio di fare qualcosa per questo paese. Io sono il tipo che non riesce a far finta di niente, quando se c'è un problema a ignorarlo o a, che so io, a girare la faccia dall'altra parte. Non sopporto i soprusi, non sopporto le prepotenze e in qualche modo devo dire che la situazione di difficoltà in cui si trovano questi territori mi ha stimolata a reagire, a dire bene, vediamo, io voglio fare la mia parte, vediamo se qualcosa cambia. È così che sono diventata sindaco, è così che da sindaco ho voluto fare, così come dire, sfidare un po' il mito del piccolo comune in cui tutto è tranquillo, ti occupi, no, di chiudere due buche, di occuparti le piccole cose che sono sicuramente utilissime ma senza prospettiva, inventando questo centro per il trattamento artistico dei metalli che c'è ancora oggi, nel quale sono passati ragazzi che adesso sono diventati famosi in tanti settori. O per questo ho voluto recuperare le radici del mio comune ristrutturando completamente il borgo che era di Pietrarubbia Castello, che era completamente in rovina, era perso, era andato. E beh, è venuto fuori un bel borgo con delle sale, con dei musei, con una locanda, un ristorante, luogo per esposizioni, e quindi in qualche modo collegando il passato con la speranza del presente, perché un albergo, una locanda a esposizioni vogliono dire anche lavoro, anche possibilità di sviluppo, e così come tante altre cose. Passata, diciamo, in qualche modo vinta questa sfida del piccolo comune che comunque riesce a usare i fondi europei, comunque riesce a finanziare con risorse proprie, che non con risorse proprie che non aveva, ma con altri progetti importanti e significativi, e ho cominciato a occuparmi degli enti locali, ma questa volta, diciamo, dal punto di vista del loro sindacato. L'ANCI e l'UNCEM, che sono, da una parte l'ANCI è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dall'altro l'UNCEM invece è l'associazione specifica degli enti locali della montagna. Questo l'ho fatto a livello regionale, a livello nazionale, ed è stato in qualche modo una sfida appassionante, perché comunque ti confrontavi con realtà ampie. Ed è stato interessante perché comunque si è visto che lavorando bene, con intelligenza, studiando, standoci dietro, si riescono a ottenere buoni risultati. Si è riusciti, le faccio un esempio, si è riusciti ad esempio a fare il patto verde, il patto sociale, mettendo insieme 6 province, 8 comunità montane, 36 comuni su, portando un indotto di diversi, insomma, veramente molto, ecco, importante. Ecco, lei chiedo scusa se la no, interrompo. No, assolutamente. Lei praticamente sta toccando il tasto dolente. Sì. Cioè, l'incapacità spesso che in Italia in generale non riusciamo, ma neanche a farli proprio i progetti, non, sì, dico no, a riuscire poi a finanziarli, e certo, perdiamo i soldi, che è una cosa incredibile. È vero. E siccome le competenze, le persone ci sono per fare i progetti, diciamo, non è che non che ce le abbiamo. Sa cos'è che secondo me è cambiato? In qualche modo c'è stata questa ventata di antipolitica, no? Che ha portato a indicare anche l'amministratore locale o il politico come uno sfaccendato, come uno che non si occupa delle cose. Di conseguenza lo Stato cosa ha fatto? Ha ridotto la libertà di movimento degli amministratori, perché gli ha tagliato i permessi, gli ha tagliato in qualche modo tutta una serie di possibilità che aveva
di poter lavorare, perché se io devo lavorare tutti i giorni, 8 ore al giorno, come faccio io a studiare, ad approfondire, a conoscere, ad andare laddove si fanno le cose per vedere se poi riesco a riproporle anche da me? C'è stato un po', tipo lei prima parlava delle province, no? C'è stato questo andazzo, allora vogliamo le comunità montane, vogliamo le province, vogliamo quel, come se fosse la parolina magica. Aboliamo quindi i permessi amministrativi, eccetera. E quindi come fanno questi amministratori a essere presenti laddove si decide, a essere presenti laddove si spiegano queste cose? Noi, c'è stato un periodo in cui noi lo potevamo fare, per cui con molti amministratori si partiva la notte per andare a Parma, Milano, ovunque laddove si parlava, ma si parlava, si spiegava, si vedevano le best practices e poi si copiava, si riproduceva, si adattavano ai nostri territori. Ma abbiamo i fondi CIPE, ne abbiamo presi tantissimi, abbiamo fatto, poi soprattutto abbiamo fatto progetti ampi che coinvolgevano come in anche 3 regioni contemporaneamente, tutte le parti ovviamente montane, non altre, però per fare questo bisogna avere la possibilità di poterlo fare. Quindi veramente ci vorrebbe che anche un'informazione che spiega, che fa capire che non si può amministrare come un comune o una comunità anche più ampia, come si fa con la proloco, con la polisportiva, che lo puoi fare anche nei ritagli di tempo, il sabato pomeriggio o qualche volta alla sera. Bisogna che gli amministratori abbiano anche la possibilità di poter avere degli spazi di conoscenza, di approfondimento, altrimenti, vabbè, scherziamo, insomma, no? Perché poi come si fa? Cioè, io penso che i progetti passano, se sono molto complessi. Io anche quando ero presidente dell'UNCE Marche sono riuscita a fare un progetto anche con le associazioni, e l'abbiamo fatto con l'Albania e con la Croazia. E tra l'altro è venuto fuori una cosa molto bella, ma ci vuole tempo. Bisogna leggere, bisogna studiare, bisogna approfondire. Poi è venuto fuori un progetto di collaborazione molto interessante, perché sono venuti ad apprendere sia dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista ad esempio della produzione del vino, questi imprenditori albanesi e croati, poi sono ritornati là, hanno riportato il loro know-how. E non solo, ma molti delle cantine che li avevano accolti, gli avevano fatto gli stage, la preparazione, poi hanno aperto, hanno trovato spazi di lavoro su questi. Quindi in qualche modo è stato utile per entrambe le parti, non solo per gli albanesi che venivano, eccetera. Però ripeto, io ho avuto la possibilità di poter star dietro a queste cose, di recarmi a Bruxelles, di parlare coi funzionari, di analizzarle e di poterlo fare. Ecco, oppure dobbiamo dire che gli amministratori possono essere solo ricchi e nulla facenti per potersi dedicare. Ma questo, ecco, insomma, non, scusa, mi piacerebbe. Mi faccia fare un po' il demagogo, no? Sì. Mi chiamano i Galbanelli, sì, del Montefeltro. Sì, ma mi dica. Quello che sta dicendo lei, sì, è molto interessante, ma non è popolare, lo so. No, però no, non mi importa. No, no, io penso che dalla politica un cittadino si dovrebbe aspettare questo, cioè vorrebbe un politico tecnico, no? Che sa molto bene quello che deve fare. Il problema qual è? Sono gli interessi di parte. Sì. No, i partiti, le lobby, ecco, il problema è questo. Il problema è il controllo. Il controllo, la moralità, insomma, si può, certo, in questo paese, no, parlare anche di moralità, perché, certo, alla fine dei conti, se tu prendi un cittadino sfiduciato, cosa ti dice? Ah, sì, sì, quello fa i fatti suoi, oh, quello lì fa soltanto, mm-hmm, i fatti suoi, certo, oh, ecco. Ci sono anche queste persone, però è innegabile, siamo un po' tutti italiani, alla fine dei conti. Quindi bisogna proprio tornare a fare politica con competenza, con, sì, competenza. Io sono terrorizzata, piccola, sì, però sono dalle persone così, che non hanno l'umiltà di capire che amministrare è una cosa estremamente complessa. Bisogna avere l'umiltà quindi di studiare, di riconoscere che c'è da fare tanto, di ascoltare, di vedere gli altri che cosa fanno, ma anche di avere la possibilità. Poi, voglio dire, i cittadini quando vedono i risultati, certo, ci sarà, vabbè, il discorso da bar è un discorso da bar e ci sta,
però quando vedono risultati concreti, cioè quando sono arrivati con questo patto sociale, soldi per aiutare le imprese a costruire i loro capannoni, a fare tutte le infrastrutturazioni nuove, più adeguate, eccetera, a essere i primi che siamo partiti con le cosiddette autostrade telematiche quando ancora non se ne parlava manco per niente, quando si è partiti con ristrutturando tutto il sociale attraverso misure specifiche mirate. Beh, allora a quel punto la gente però si accorge che non è che andavamo in giro per passare il tempo, perché ha visto risultati concreti. Io sono una grande fan del controllo. Cioè io dico, io odio tutta la burocrazia che c'è nella progettazione che ti fa morire, però sarei molto più tremenda dopo. Cioè io non ti farei fare tutti quegli 80.000 certificati, pras, cose eccetera, ma se tu sgarri la paghi cara, ma la paghi tu personalmente. No, invece noi siamo costretti, c'è cioè una. Ecco, spesso gli amministratori si scoraggiano anche perché è veramente complesso, oppure certo, non hanno nemmeno i soldi per incaricare dei progettisti come il fuoco, come dicono i francesi, no? Ben preparati, adeguati, eccetera, perché non ecco, c'hanno. Ma quello che sta dicendo lei, che è una cosa sacrosanta, in sostanza la burocrazia, no? Che ti blocca, sì, è determinata comunque da un sistema politico, certo, che poi è quello combattuto da chi è demagogo, dal populismo, sì, perché la gente poi non ne può più, no? Poi diventano tutti uguali i politici, sì, sì, è questo, diventano purtroppo tutti uguali. Ecco, quindi in realtà questo è nemico anche di chi vuole fare politica della con buona buon politica senso. Della buona politica. Guardi, io sempre da quando ero una ragazzina che ero al liceo, la passione di ficcare il naso negli affari di tutti, ma non nel senso, nel senso del fare. E però ho sempre pensato che la politica fosse una cosa nobile e bella, cioè attraverso quello tu riesci a dare risposte più efficaci ed efficienti al territorio. E questo non sempre è così, perché qualche volta non lo è. Certo. Però deve ritornare chiaramente ad esserlo, perché altrimenti quello che è successo porta le persone a essere sfiduciate, a dire vabbè, alla notte tutti i gatti sono grigi, per cui tu sei esattamente come gli altri. E questo è il male peggiore che possiamo fare. Ok, mi hanno incuriosito dei punti. Sì. Siccome lei è una persona molto tecnica, mi piace chiamarla tecnica forse più che politica, mi spiega cos'è la fiscalità regionale? Esiste la fiscalità regionale? Beh, la fiscalità regionale, cioè, attenzione, intesa come agevolazioni fiscali. La fiscalità regionale può certamente esistere, perché esiste tutto un sistema, c'è l'IRPEF regionale che chiaramente può essere modulata così come la regione ritiene. Facciamo degli esempi pratici, cioè cosa si potrebbe fare di più? Una cosa realizzata, okay, così perfetto, almeno perfetto, non è una cosa futuribile. E una cosa che io ho portato a casa, presidente dell'UNCEM, è stata ad esempio la riduzione dell'aliquota che va versata alla regione sul gas metano nelle aree montane, per cui a noi è stata diminuita di qualche centesimo, perché è stato riconosciuto il fatto che da noi l'inverno dura molto di più rispetto chiaramente ad altre aree della regione. Così come ad esempio si potrebbe, su una serie di attività appunto pagano imposte di tipo regionale, vedere come alleggerirle, come in qualche modo semplificarle, come prendere anche accordi sulla base di normative nazionali per far sì che in determinate aree maggiormente svantaggiate oppure con costi maggiori, come può essere per chi produce nelle aree montane, perché chi produce nelle aree montane ovviamente ha costi maggiori di trasporto, di tutta una serie di riscaldamento, di oneri vari, che sulla base di accordi anche con gli enti locali eccetera possono chiaramente essere diminuiti. Lo sa che su tutte le aliquote regionali noi le troviamo spalmate su una serie di servizi che vengono forniti. Perfetto, si parla adesso di, lo dicono praticamente tutti i vari candidati,
no, col discorso delle macro regioni, quindi ci saranno dei fondi della comunità europea, eccetera. La domanda può sembrare banale, ma in Italia si fa fatica davvero a prendere, no? A riuscire a fare progetti e incamerare i fondi. Siamo capaci nella nostra provincia, anzi nel nostro entroterra pesarese, ce l'abbiamo le persone, cioè quindi per fare squadra e riuscire a fare i progetti per poi incamerare questi soldi? O per l'ennesima volta assisteremo a questi progetti, cioè, mai fatti, e quindi soldi, ciao ciao. Ma diciamo che sicuramente abbiamo degli amministratori che hanno la capacità di poter immaginare in prospettiva l'uso di questi fondi. Io credo che la Regione dovrebbe in questo caso dare un supporto preciso, concreto, attraverso le proprie strutture agli amministratori. Allora, noi abbiamo la struttura regionale, sia quella che si trova ovviamente ad Ancona, ma anche la struttura decentrata che c'era almeno fino a poco tempo fa a Bruxelles, ha una serie di tecnici con un'alta e precisa specializzazione, proprio almeno così dovrebbe essere, su questi fondi. Allora io credo che creare una struttura al servizio, ma sul serio, degli enti locali o dei loro consulenti per aiutare a far sì che poi si raggiunga l'obiettivo di ottenere, credo che sia una cosa possibile. È chiaro che prima i sindaci devono trovare al loro interno e su bacini ampi, perché non è pensabile che si possa fare il singolo interventino su questo tipo di fondi qua, trovino delle idee progettuali forti, capaci di dare risposte puntuali a diverse necessità. Quindi agli amministratori spetta la progettualità politica intendo, poi come concretizzarla e farla diventare invece un finanziamento, quindi trasformare l'idea in un qualcosa di concreto, credo che la Regione su questa possa fare davvero molto. Ho capito. Tra le mille competenze che lei ha, forse in provincia mi diceva che no, lei non no, c'è no, benissimo, no, non ho mai, perfetto. Non ho, tante allora, cose non ho mai fatto. Parliamo di questa benedetta provincia. Come dovrebbe essere? Perché adesso no, c'è questa situazione momentanea, diciamo, sì, così, ma io credo che la risposta l'avremo solamente quando, o come la legge, sarebbe meglio forse. Quando la legge costituzionale sarà chiaramente definita nei suoi dettagli. È chiaro che la provincia, secondo me, è stato un ente molto rilevante per altre cose, e ora regna una confusione enorme, perché non si capisce ancora bene che cosa andrà la Regione, o almeno sono già state definite, ma poi cosa la Regione ne farà di tutte le competenze che eredita dalla provincia? Le attribuirà ai singoli comuni, alle unioni dei comuni, ad altre strutture ancora sovracomunali? Quindi chiaramente su questo la Regione giocherà un ruolo enorme, così come secondo me la Regione dovrà giocare su almeno alcuni aspetti molto importanti come le strade un ruolo all'interno della conferenza unificata Stato Regioni, anche per rivedere ad esempio tutto il discorso della classificazione delle strade, dei suoi finanziamenti e così via, perché altrimenti ci limiteremo a chiudere qualche buca, no? Nei momenti vicino elettorali, e poi chiaramente il problema permarrà, perché mantenere le strade costa molto, ma è uno di quei costi che la società deve assumere, ma in questo momento non si capisce bene come far fronte. Quindi secondo me va fatta una riflessione seria e profonda su come ripartire queste competenze che non saranno più di questo ente, come nel modo più efficace possibile, meno burocratico possibile, ma anche aprire un contenzioso con lo Stato per capire determinate cose, come operare, come agire. Benissimo. Il tempo che abbiamo è poco, 10 minuti diciamo abbondanti. Turismo, promozione,
politiche agricole per la montagna, sarebbe interessante, non so se ce la fa accennarmelo, proprio sarò allora lunghe. In sintesi, allora io credo che non si possano, io ad esempio a me è molto piaciuta la campagna di promozione che ha fatto la Regione Marche attraverso anche questi testimonial importanti, immagini molto belle e che hanno avuto anche qualche risultato, però c'è un però. L'entroterra ha lavorato molto e molto bene nel campo del turismo, perché se prendiamo i nostri paesi sono stati tutti ristrutturati, i palazzi sono stati recuperati, i privati hanno recuperato casali, hanno messo su bed and breakfast estremamente carini, diciamo che quindi c'è un lavoro enorme fatto, che è lì però che aspetta di diventare una reale risorsa economica, perché oggi con le strutture che ci sono, così com'è la situazione nei nostri territori, non si campa, non si vive, devi fare per forza qualcos'altro. Allora cos'è che secondo me va potenziata seguendo un filone specifico? L'incoming nelle aree interne. Cioè tu non... è facile portare, facile tra virgolette, nulla è facile, ma diciamo portare un charter sulla costa al mare, molto più complicato portarlo qui e spalmarlo su 10, 15, 20 comuni. Quindi occorre che ci sia all'interno di una promozione unica regionale, perché è chiaro che la regione va promossa nella sua globalità, però all'interno di questo occorre che ci siano una filiera dedicata che si occupi di come promuovere e favorire un turismo per piccoli numeri, ma che sia continuo nel corso dell'anno. È una cosa possibile. Io vedo che in alcune regioni della Francia sono riusciti a farlo, per cui voglio dire, possiamo anche prendere esempio e provarci anche noi. Saremo capaci, noi italiani? Si spera. Ecco, poi è interessante anche capire su quanto riguarda il discorso del lavoro, gli incentivi, sì, per il lavoro. Allora, io tra le diverse cose che ho fatto, che non ho messo nel mio curriculum, ho anche... Quindi ce n'ha altre? Sì, altre. C'ha pagine di curriculum? Altre, no, diciamo così. Quando tutti dicevano, ma sti politici, se non fanno politica non sanno fare nient'altro, no? E allora vabbè, io mi sono inventata una società che lavora con l'estero, che funziona bene, ma è stata una sfida, comunque lavora bene, va bene, e quindi ho avuto, diciamo, modo di come dire, approfondire ad esempio il mercato del lavoro in alcuni paesi europei. Beh, devo dire che l'Italia su questa cosa dovrebbe riazzerare e riprendere esempio, nel senso che se c'è una cosa che sicuramente non funziona è come le politiche attive del lavoro, come si fa ad aiutare a cercare lavoro e trovarlo. Ora, in Germania funziona molto bene, in Inghilterra funziona altrettanto bene, in Francia pure non si capisce perché da noi non si riesce a farlo partire. Ma uno degli elementi, ad esempio, centrali che io vorrei far sì che entrasse in queste normative regionali, che devono per forza collegarsi con quelle nazionali, ma che è nella loro competenza comunque regionale, è quella di dire: benissimo, diamo una paga base agli operatori, ma facciamo in modo che il resto della paga sia legato ai posti di lavoro che trovano. Questo è un motore straordinario, laddove è stato fatto a livello sperimentale ha portato risultati molto ma molto significativi, ed è chiaro inoltre che all'interno di questa riforma del mercato attivo del lavoro vorrei mettere una particolare attenzione per la ricerca del lavoro, per le politiche attive del lavoro all'interno delle nostre aree, perché è più complesso e più articolato rispetto a quello che è ovviamente in zone densamente industrializzate, e ovviamente anche con una specifica attenzione per il lavoro femminile. Se una donna perde il lavoro nelle aree montane è molto più difficile che lo
ritrova rispetto ad altre zone. Pensiamo a quante donne sono rimaste a casa con la crisi del tessile e che non sono riuscite a trovare nuova occupazione. Per cui qui dobbiamo legare le politiche attive del lavoro anche col discorso della formazione. Scommetto che lei ha competenze anche sulla gestione del pronto soccorso. No, qualcosa ho letto. Per cui mi dice il suo punto di vista sugli ospedali interni. La domanda è generica, quindi cerchiamo di tenerli. Sì. Potrei, qui c'è un papiro, ecco, di domande, ma non voglio farle. Voglio sentire quello che dice lei. Ma io, partendo se possibile, ecco, io dai tempi del pronto soccorso, sì, visto che lei so che ha a che fare con alcune commissioni eccetera, per cui conosce bene. Allora, i tempi, allora io ho avuto modo di sperimentare come utente queste situazioni. Io dico che chiaramente così non può funzionare. Noi abbiamo il pronto soccorso, abbiamo un pronto soccorso a Sasso Corvaro? No. Punto interrogativo. Abbiamo un pronto soccorso, ci portano lì, poi ci risbattano a Urbino, cui io ho fatto 5 ore di fila perché c'erano ambulanze che venivano da Cagli, da Urbagna, da non so bene dove, quindi eravamo tutti in fila ad aspettare. Quindi è chiaro che non è questa la risposta da dare al nostro territorio. Uno non può stare, io non ero moribonda, va bene, però comunque anche persone che avevano problemi molto seri erano fermi lì. E non è, questo non è possibile. Si può aspettare, guardi, 40 minuti in alcuni momenti per l'arrivo dell'ambulanza, 40 minuti. Sì. Allora, io non sono assolutamente un'esperta in sanità, in questo parlo come cittadina e come utente, però dico che la situazione attuale non è tollerabile, quindi una soluzione va trovata e su questo ovviamente bisogna ragionare con chi ha maggiori competenze e capacità delle mie. Io però posso essere veramente portatore del disagio. Ho avuto mio papà anziano che ha avuto insomma diversi problemi e abbiamo avuto tutti diversi problemi. Poi non dimentichiamo che per chi abita qui, per le persone anziane che abitano qui, che cosa vuol dire il problema dei trasporti? Cioè come ci si reca, come si fa assistenza, come si va a trovare? Veramente è un problema enorme, molto più grave rispetto a chi abita, per fortuna sua, in un centro in cui si può spostare in tram, si può spostare. Cioè le comunità montane all'epoca avevano dato una risposta, ad esempio, no, utilizzando questi attraverso il volontariato questi mezzi pubblici in cui tutti, non so, i martedì o tutti i sabati, eccetera, o a caso di necessità, passano nelle case, prendono le persone e le portano presso le strutture sanitarie. Però, voglio dire, non è una risposta organica, noi abbiamo bisogno di una risposta strutturata e organica, questo è volontariato, ma non possiamo certo affidarci a questo. Bene, io direi che siamo in chiusura, quindi magari sentiamo anche da lei, come abbiamo fatto per gli altri, per quale motivo dovremmo dare un voto. Beh, io penso che le persone potrebbero votarmi perché con i fatti, non con le parole, ma nelle diverse attività che ho svolto, ho dimostrato nella concretezza di tutti i giorni di trovare delle risposte efficaci per alcuni problemi. Quindi diciamo c'è una ragionevole speranza che nel caso in cui io fossi eletta consigliere regionale possa impegnarmi allo stesso modo per cercare di dare le risposte più efficaci possibili nel contesto in cui ci si trova ai problemi dei nostri cittadini. E io credo che chi mi conosce sa che di una cosa può essere certo, che voglio bene a questo territorio e che voglio continuare a viverci qui, ma anche che mio figlio possa continuare a viverci. Grazie.